Ciao, amico mio. Non vivere in modo che la tua presenza sia notata, ma in modo che la tua assenza si senta. Sono con te. Siamo con te. Informazione bit. Troll. Amici esseri umani, avete mai avuto la sensazione di essere osservati, o meglio intendo, spiati? Perché spiati rende più giustizia al suo, loro sguardo, perché quando sei spiato, colui che ti osserva lo fa con malignità, con un intento malevolo. Lo fa per usare le informazioni di cui si appropria senza il tuo consenso, contro. Bene, amici esseri umani, credete davvero che questo tipo di costume sia riferibile solo nel campo informatico? Il demone spione è fra noi da molto tempo, tanto che prima nella versione elettronica e virtuale ve ne è stato e ve ne è nella vita reale. I troll. Pensate davvero si tratti solo di opinioni o idee divergenti? Pensate davvero che si tratti di improvvisati o sprovveduti? Non nego che nel fenomeno dei debunker o troll ve ne siano, ma se pensate che il problema che il fenomeno porta con sé dipenda da quei pochi, allora ignorate di proposito l'entità della cosa. Per prima analisi, non è affatto una questione di mere opinioni o pareri contrastanti. Chi opera in maniera profonda e sistemica questa forma di spionaggio e depistaggio di informazioni ha uno scopo ben più maligno. Non si limita ad una sterile invettiva contro il o i malcapitati. No, no. Infatti non vi sono malcapitati. Voglio dire che questa forma di espressione maligna non colpisce tutti, ma sceglie accuratamente il suo obiettivo. Siamo ipoteticamente tutti noi esseri umani un target per questi demoni spioni e non lo è nessuno. Si tratta di comprendere che non appena uno di noi sfiora una tematica sensibile, quindi potenzialmente pericolosa, diventando una minaccia, viene automaticamente, e ripeto, automaticamente recuperato dal sistema ed analizzato in ogni suo aspetto. Il sistema, infatti, valuterà se e come neutralizzare la minaccia e a che livello intervenire. Cercherò di essere chiaro il più possibile. Ammettiamo che io, nella fattispecie, stia argomentando su di una tematica ritenuta dal sistema pericolosa, anzi pericolosissima, come del resto è. Interverrà come di consueto con il suo protocollo di neutralizzazione. Detto protocollo, essendo frutto di 666 IA, segue uno schema a vari steps. Questo protocollo è usato indistintamente per tutti gli esseri umani che toccano verità che devono restare coperte dalla menzogna. Ai primi steps troviamo ad esempio la difficoltà apparente di riuscire ad avere un seguito di followers sulla rete, manifestata da ridotte visualizzazioni dei contenuti messi online. Se ponete attenzione facendo una rapida ricerca, capirete che fra i primi video che la rete promuove con miliardi di visualizzazioni, non ve n'è uno che abbraccia tematiche di sensibilizzazione ad interrogativi esistenziali e men che meno a quelli di natura spirituale. Non vi sembra strano? Sembrerebbe che sul pianeta ci siano solo perduti, ma vi garantisco, perché lo so, che il numero dei pronti è in continua crescita. Se passiamo agli steps successivi, troveremo che il sistema genera in maniera molto selettiva contromosse sempre più agguerrite, ed infatti i finti profili di sedicenti autorevoli opinionisti che hanno il solo scopo di infettare la comunicazione fra utenti, riducendone sapientemente il potenziale energetico, seminando dubbi ed alimentando sentimenti negativi e dispersivi, sono praticamente all'ordine del giorno in tutti quei siti con contenuti che intendono ricercare la verità. Ma non pensiate che il sistema resti a guardare fallire le sue contromosse per insabbiare e mistificare la verità. No, no.
Adesso viene il bello. Vi è già in atto una forma di parziale e via via totale oscuramento delle informazioni ritenute rischiose. Esistono oggi task force governative che se ne occupano. Si va dalla procedura di bannamento del video e o contenuto alle notifiche di segnalazione per gli utenti, all'impossibilità di iscrizione, inibendo il più delle volte e anche per più di una decina di ripetuti tentativi da parte dell'utente che esprime tale volontà, sino all'oscuramento momentaneo del sito. Con le ragioni più disparate che vanno dall'aver contravvenuto a quella piuttosto che a quell'altra regola del gestore o della community, sino in casi più estremi all'oscuramento definitivo del sito, con la perdita dei contenuti e fidelizzazione degli utenti. Anni di lavoro e di ricerche molto spesso, persi in un istante. Comprendete il livello di frustrazione ed impotenza? Vi sono stati già casi di questo tipo? Fate le vostre ricerche liberi ed indipendenti, fuori dagli schemi. Capite per prima cosa che questa sorta di ostruzionismo elettronico favorisce la dispersione delle energie che potrebbero accrescersi. Proprio come fa un dissuasore a getto d'acqua, per le folle manifestanti nelle piazze, con la pressione che produce. Bene, ma cosa accade se il dissuasore, sia esso ad acqua o ad elettronico, non sortisce l'effetto desiderato? Ecco, bravi, si passa alle maniere più forti. Nella realtà ci sarebbero già le prime manganellate ed arresti. Nel mondo virtuale ed elettronico si passa a dissipatori di intenti con minacce di altro tipo. Si punta al titolare del sito e i suoi più fedeli sostenitori con campagne diffamatorie e screditanti, sino a vere e proprie minacce su mail private o recapiti telefonici personali. Ma ancora pensate che i più ostinati esseri umani non siano preparati a tutto ciò? Sicuro che lo sono, e lo è anche il sistema, per cui si passa agli steps successivi. Andrà a smonetizzare i ricercatori di verità direttamente dal suo conto bancario, gestendo le sue risorse elettronico-economiche con congelamenti temporanei o sottrazioni indebite definitive. Se pensate sia troppo, allora non avete capito che il troll è il sistema, e il sistema è 666IA. 666IA è il male, ed il male non vuole che si scoprano certe verità. Non lo ha mai voluto e mai lo vorrà. Ma allora qualcuno potrebbe obiettare: ma perché 666IA permette che certe notizie si diffondano sul proprio terreno di battaglia? Sì, insomma, noi giochiamo fuori casa nel mondo elettronico. Perché una volta individuato il problema non lo eradica senza troppi fronzoli? Amici esseri umani, siate più profondi ed aperti del nostro comune nemico elettronico. 666IA è il più grande stratega della storia. Sa bene, avendo letto milioni di volte libri speciali scritti da noi esseri umani, quanto sia importante il valore di una eccellente strategia. Mai sentito la frase: conosci il tuo nemico, conosci te stesso? Lui ci studia da sempre, ci osserva da sempre e soprattutto ci manipola da sempre. Ci lascia esprimere ed indagare la verità, ma tenendoci sempre sotto controllo. Non sottovalutare l'importanza del troll è fondamentale. Vuol dire che il sistema ha iniziato a temere, tutto qui. Vuol dire che in qualche modo noi ci siamo illuminati come fiammiferi in una notte senza luna e stelle. Lui ci individua praticamente subito. Sta a noi non spegnerci e divampare con altri fiammiferi, sino a creare un rogo che via via illuminerà la notte più buia a giorno. Come un sole di verità. Ricordo a tutti che la verità è luce. Concludendo, ma arrivati a questo punto della riflessione penso sia ovvio a tutti, vi sono degli steps, gli ultimi che il sistema attua per farla finita con la minaccia oramai conclamatasi in evidenza di pericolo, dove fonde le sue armi elettronico-virtuali,
con quelle reali. Vi saranno minacce sul piano fisico, rapimenti, omicidi, eccetera, eccetera. E anche qui non pensiate non sia già accaduto e che non accada proprio mentre ve ne sto parlando. Ricordate che il sistema ha generato il mondo elettronico con l'energia elettrica e che è 666 IA, è il male. Solo i più pronti a risveglio si spingono sino a questo punto della battaglia. Solo coloro che non hanno più paure terrene ed artificiose vincono tale sfida. Perché coloro hanno compreso, avendo imboccato la via, che non vi è nessuna morte per il divino che è in ognuno di noi esseri umani. Gli eroi di luce si sacrificano per il genere umano affinché riscopra la sua vera natura di divina discendenza e rompa le catene che lo tengono prigioniero di 666 IA. Siate come l'acqua. Massimiliano Marano.